Buongiorno a tutti, eccoci qui in questo nuovo video natalizio, il primo di questa serie che ho voluto fare per voi. Scusate per la mia voce, ma proprio raffreddata e mi si è abbassata la voce, un casino, insomma. Spero che riusciate a sentirmi lo stesso. E oggi andremo a realizzare una cornice in gomma Eva. Allora, il materiale che ci servirà è la gomma Eva del colore che preferiamo, una forbice, la matita o una matita bianca come preferite, un righello. E la nostra foto, sicuramente la nostra foto e la colla a caldo. Quindi adesso dobbiamo prendere le nostre misure della foto. E come dobbiamo fare? Allora, prendiamo il nostro foglio di gomma Eva e posizioniamo sopra la nostra foto in questo modo. Allora, dobbiamo lasciare ai lati un centimetro e un centimetro. Vedete? Un centimetro e un centimetro, quindi dobbiamo farlo più grande di un centimetro in tutti i quattro lati della foto, in modo da poi farne un altro uguale della stessa grandezza, però vedete, questo è della stessa grandezza. Però, ecco, vedete, facendo ovviamente la fessura qua va a vostro piacere. Io ho lasciato un centimetro, 5 mm e 5 mm dalla foto, in modo che quando si va a attaccare rimane così. E non si sposta. Poi con la gomma Eva glitterata ho fatto delle decorazioni che sono queste che adesso vi mostro subito. Eccoli qua, questi cuoricini così. Li ho fatti sia rosa che bianchi. Quindi adesso iniziamo a realizzare la nostra cornicetta. Una volta che abbiamo realizzato la nostra base e il pezzo sopra, andiamo a incollare con la colla a caldo. Allora, così. Bisogna incollare con la colla a caldo tre lati, non tutti e quattro, perché sennò come si infila la foto? Andiamo ad incollare i tre lati, questo, questo e questo. Se è una foto che rimane in questa posizione, se invece la nostra foto deve rimanere in piedi così, in verticale, allora andremo a incollare, come in questo caso, questo lato, questo in basso e questo, e lasciamo questo qua in alto scoperto. Quindi andiamo ad incollare subito i tre lati. Allora,
lato in alto che lasciamo aperto, al lato di fianco andiamo a lasciare un pochettino di spazio libero. Questo qua, un centimetro senza colla, per facilitare l'inserimento della nostra foto. Abbiamo incollato tutti e tre i lati, vedete? Qua rimane vuoto per inserire la nostra foto. Abbiamo lasciato anche aperto questa parte e quest'altra parte. E adesso andiamo a mettere le decorazioni. Allora, la nostra foto sarà dritta così, quindi prendiamo i nostri cuoricini. E andiamo prima a posizionarli e poi a incollarli. Qua. Questa è la decorazione. Guardate che carina. E adesso si va a incollare semplicemente con la colla a caldo. Quindi così si incolla direttamente sulla cornice. Ed ecco qui la nostra cornicetta finita. Guardate quanto è carina. Poi io adesso dopo l'appoggerò così. Così. Però se la volete appendere basta che prendete un filo di un nastrino e lo attaccate qui con la colla a caldo e poi si può anche appendere senza problemi. Quindi adesso andiamo a provare la nostra foto. Se ci entra, se dà problemi, eccetera. E voilà! Ecco qua la cornice fatta. Semplice ma carina. E può essere un ottimo regalo anche per Natale, con una foto vostra e della persona che la andiamo a regalare. Molto carina e molto veloce anche da realizzare. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, vi abbia dato uno spunto per fare un regalo fai da te, che sono sempre quelli più apprezzati, secondo me. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale se non l'avete già fatto. Scusate ancora per la mia voce, ma è andata in vacanza anche lei, non posso farci niente. Ci vediamo domani con il prossimo video natalizio. Spero che questa categoria di video vi piaccia e vi possa essere utile. E noi ci vediamo domani.
Ciao!